Ciao a tutti, bentornati 4K e Tech, le migliori applicazioni, le 6, da oggi 6 applicazioni, ne faremo sempre una in più, pronte per essere revisionate velocemente. Primo, un gioco, si chiama The Target, che è un sparatutto zombie classico, dove dobbiamo uccidere con uno sparatutto questi zombie che continuano a venire fuori. Lo facciamo partire subito, il gioco non è pesantissimo come megabyte, quindi assolutamente installabile, abbastanza carino sia graficamente che a livello generale di giocabilità. Adesso cerchiamo di andare un attimino avanti, qui c'è la presentazione, vi spiega questa prigione, diciamo, dove sono stati messi gli zombie, vedete. Mi spiega che c'è stata un'infestazione di zombie in questo ospedale psichiatrico, in questa città, dove noi dobbiamo poi arrivare adesso a fare il lavoro, diciamo, dei pulitori di zombie, diciamo così, tra virgolette, col nostro mitra. Ecco, adesso partiamo subito, la presentazione era un po' lunga e questo ha portato via qualcosina di tempo, ma almeno avete visto anche un pochino come si presenta il gioco. Caricamento, mi spiega tutte le varie possibilità, toccare per iniziare, qui c'è un tutorial iniziale dove ci spostiamo e spariamo senza problemi. Adesso la signorina si sposterà, il pugno, il bottone di sparo, eccoli qua, come potete vedere sono abbastanza agguerriti. Possiamo ricaricare qua in alto l'arma ogni volta, qui possiamo ricaricare al volo i proiettili per ricaricare la pistola, vedete, questo è ancora vivo. Kit medico per appunto avere più energia. Il gioco è molto bello, anche graficamente carino, vedete, con la bomba lo fate saltare, è il classico spara tutti contro gli zombie, sia a livello grafico che di giocabilità molto interessante, non pesa tantissimo ed è molto bello. Ormai i nostri amati smartphone sono paragonabili a console portatili ad alta definizione per i videogames, non è nulla da dire, ormai i livelli di dettaglio grafico e di giocabilità stanno veramente diventando da quasi da console casalinghe. Abbiamo completato la prima missione, abbiamo sbloccato i soldini, è molto carino, direi che è un gioco da prendere in considerazione se matti gli sparatutto zombie, ce ne sono tanti, devo dire, di questa varietà, ma comunque interessante. Andiamo con un'applicazione particolare, l'oroscopo, non avevo mai fatta una, si chiama il mio oroscopo del giorno, quindi ogni giorno c'è l'oroscopo della giornata, bello completo, però ha una particolarità interessante di essere molto bello, graficamente molto completo, vedete, io sono del toro, quindi girerei, vedete, toro, si può andare avanti con la freccetta così oppure così, fare ok e ci esce l'oroscopo della giornata. Umore 3, vabbè, amore 4, bene, e soldi 2, quindi oggi si sa che non guadagneremo molto, e lavoro 5, bene, infatti stiamo lavorando sul canale, quindi va benissimo così. No, ecco, intanto per chiarire un attimino, vedete, vi dice la gratitudine nella relazione di Cristo, insomma vi dà l'oroscopo di oggi, di domani e di dopodomani, quindi avete già le tre giornate con le stelline e tutto quello che riguarda l'oroscopo. È molto molto carina, è molto ben fatta, ve la consiglio perché è un'applicazione che ha veramente, poi ci sono anche le notifiche da poter impostare per avere sempre l'oroscopo, non è invadente e quindi direi che è un'applicazione ben fatta. Passiamo a Safe in Cloud, cosa vuol dire? È un cloud che vi permette di salvare tutte le vostre password che avete per i vari accessi, Facebook, insomma, eccetera, eccetera. Qua c'è una password, adesso devo inserire la mia per andare dentro, mi sposto un attimo, così almeno riusciamo a entrare. Eccomi qua. E una volta inserito una password d'ingresso, ovviamente, del programma, avete tutto l'esempio di quello che avete, carta di credito, Facebook, Google, nota, passaporto, portatile, Twitter, eccetera. Se andiamo nel portatile, per esempio, voi dovete creare una password, lui vi dà già la possibilità che sia decifrabile in quanti secoli, anni, mesi, incredibile, no? Vedete, qua la potete vedere, c'è una password che ho inventato io, che si chiama, potete modificarla, che si chiama GN, l'ho inventata, la possiamo vedere insieme. Vedete, se fate una password tipo semplice, scrivendo cono di cono, vedete, cono, decifrazione immediata, di gelato, adesso invento una cosa proprio, non è una password che non esiste, dice che viene decifrata in 12 giorni da un hacker. Quindi vi dice, se la volete essere più, poi magari non la decifreranno mai, non ve la beccheranno mai, però è più facile. Quindi lui vi dà già dei consigli su come salvare il vostro portatile con una password. Se voi inventate già una password, così vedete, secoli, G, J, Q, V, V, J, V, V, J, decifrazione in secoli. Quindi vuol dire che ovviamente è una password molto difficile da trovare, quindi la consiglia.
Quindi io vi consiglio questo programma perché è intelligente, vi dà la possibilità di creare password immediate, molto difficile, vi dà già il consiglio sulla decifrazione possibile, quindi su come impostare le password per ogni vostro account che avete. Quindi anche questa Safe in Cloud è interessante. Poi c'è Home Styler, questa è un'applicazione molto interessante, è un'applicazione che non ho mai recensito nel programma. Si tratta praticamente di essere un po' degli architetti, in poche parole, di crearsi un ambiente domestico di casa nostra come lo vorremmo, poter disegnare le pareti, spostare i mobili, insomma avere un'anteprima di quello che vorremmo fare. Praticamente adesso accedo con il mio Google, di quello che vorremmo fare all'interno della nostra abitazione. Quindi ci permette di poter disegnare la nostra casa, di avere, per adesso ci vuole un po' di permessi per andare dentro, di avere un po' la planimetria del nostro arredamento, del nostro modo di pensare la casa. Adesso sta caricando un attimino, perché ogni volta mi richiede sempre di entrare, ci metto un pochino, ma poi alla fine ne vale la pena. Vedete, qui c'è, ve la faccio vedere magari così. Non torna, vabbè, rimaniamo così. Vedete, progetti salvati, qui c'era una stanza, ma l'aveva già salvata, vedete, io la voglio ancora utilizzare, volevo farvi vedere, c'è riprogetta, vedete, la mettiamo qui, vedete, qui c'è una stanza per dire, adesso vado sul rapido, no? Come la vorrei io, facciamo finta che questo è il progetto di casa mia che ha queste metrature, ecco, si può inventare qualsiasi cosa, si può verniciare, vedete, le pareti, inventare un colore della parete, non so, la voglio fare con questo violino, lui praticamente mette il violino e quando voi cliccate qua vi mette già nelle pareti il viola, vedete, potete già dire io vorrò la mia stanza così, però non mi piace poi magari, vedete, poi c'è il menu a tenda e quindi potete scegliere le varie cose, poi c'è la finestra, si può applicare anche il bordino di colorazione della finestra, quindi veramente tantissime cose, stile libero, riempimento, eccetera eccetera, c'è veramente di tutto. Poi c'è la possibilità anche di cambiare ovviamente luminosità, correttore, oppure di spostare le griglie o varie funzionalità, oppure addirittura la mobilia, poiché poi ovviamente si può anche scegliere una categoria di tendenze. Se volete un divano, mettete un divano, non sto scherzando, vedete, c'è il divano già qua piazzato, poi lo mettete dove volete voi, cliccate ok, lo piazzo qua, il divano è già piazzato, quindi vi potete inventare il divano da questa parte. Quindi veramente un'applicazione molto interessante, Home Style, come fare la vostra casa. Un'altra interessante applicazione si chiama A Volume, è semplicissima, è una piccolo widget che ci permette di avere, cioè il widget è qua, ve lo faccio vedere subito, sotto controllo, sveglia, multimedia, chiamata vocale, notifiche, sistema e ringtones, quindi la possibilità di regolare tutti i volumi di sistema in una solo batter d'occhio, vedete, molto veloce, guardate, potete alzare notifiche, multimedia, sveglia, tutto in un attimo, e poi qua si può programmare tutto quello che si vuole far venire fuori da poter appunto regolare con i toni e tutto quanto. Quindi c'è un'applicazione molto semplice, il widget è qui, qui c'è l'applicazione in sé che si apre e vi fa vedere subito tutto, oppure potete tranquillamente usare direttamente il widget. E qua è vero che la menu a tendina di Android è veloce, però ora che andate qui nella scorsa a regolare il volume e tutto quanto, c'è sempre un po' di, oppure potete farlo da qui, vabbè, è vero, però avere un widget che fai così, hai già sotto mano tutti i toni, secondo me è molto comodo. Applicazione semplicissima, pesa 3 MB, però utile. Ultima è CM Game Booster, che è una sottoapplicazione di questa applicazione qua, che si chiama, scusate, ve la faccio vedere subito, Clean Master, che è un'applicazione famosissima che io consiglio sempre. Praticamente chi ha Clean Master può utilizzare questo Game Booster, che crea una cartella di ottimizzazione dei giochi liberando RAM dal sistema per darla ai giochi. Vedete, 2 GB e 2 di RAM, più è potente il vostro telefono meglio è, ovviamente. Praticamente gestisce tutti i giochi in una cartella, li ottimizza ogni volta che li lanciate, anche quelli nuovi che installate, e libera RAM per i giochi. Quindi un'applicazione secondo me molto utile da associare a Clean Master, che vi consiglio assolutamente, l'ho già stra presentata, per la pulizia del sistema. Quindi sicuramente anche questa è un'utility molto consigliata. Ecco, qua erano le 6 applicazioni di questa settimana. Io mi sento di premiare Home Styler per la sua particolarità, questa applicazione che ci permette di disegnare una casa in poco tempo, e a me mi è piaciuto molto, per il semplice motivo che avere la possibilità di inserire colorazioni nelle pareti, divani, e di poter restylizzare la propria casa è comoda. Se uno poi ha un'intenzione di arredare la casa, può essere veramente di aiuto per scegliere al meglio come inserire i mobili, avere un'idea ovviamente anche di poter salvare un progetto e portarlo direttamente dove comprate anche gli stessi mobili. Quindi dico che Home Styler è l'applicazione più interessante, anche perché di questi tipi di applicazioni se ne vedono non tantissime, quindi la premierei. Per 4K Tech, Paolo Gala, alle prossime, ciao e grazie.